Frankenstein Junior è un cult del cinema comico che continua a regalare risate e divertimento, anche dopo decenni dalla sua uscita, avvenuta nel 1974. Grazie alla regia di Mel Brooks e alla sceneggiatura scritta dallo stesso regista e da Gene Wilder, che vennero anche candidati agli Oscar del 1975, il film mescola umorismo intelligente, giochi di parole e gag visive che fanno ridere a crepapelle. La storia segue il nipote di Victor von Frankenstein che, ricevuta l'eredità del nonno deceduto, decide di recarsi in Transilvania al maniero di famiglia. Il risultato è una catena di eventi comici, arricchita da dialoghi esilaranti e situazioni assurde, uno tra tutti il famosissimo scambio di battute tra Frederick ed Igor sull'ululato del lupo. Il cast è straordinario, con performance memorabili di Gene Wilder nei panni di Frederick Frankenstein, del geniale Marty Feldman nel ruolo di Igor e di Peter Boyle, indimenticabile nel ruolo del mostruoso essere creato dal dottor Frankenstein. La chimica tra i membri del cast è palpabile, contribuendo a creare un'atmosfera comica unica e irresistibile. Una nota personale. La fotografia in bianco e nero aggiunge un tocco di autenticità al film, creando un'atmosfera che omaggia i classici dell'orrore. Frankenstein Junior rientra di diritto nei classici senza tempo che puoi vedere e rivedere, di cui conosci le battute a memoria fino ad arrivare a citarle nelle conversazioni tra amici. Se non l'avete ancora visto, preparatevi a una risata contagiosa e ad un'esperienza cinematografica indimenticabile.